Allora, questa è la prima di una serie di interviste che farò a persone che fecero da mediatori culturali per la ricezione di Virginia Woolf in Italia, per il mio progetto di ricerca Virginia Woolf and Italian Readers, finanziato dall'Unione Europea con una borsa Marie Curie nell'ambito dei programmi di ricerca e innovazione Horizon 2020. Non è un caso se parto da Laura Le Petit, perché tu, Laura, sei stata una figura fondamentale nell'importazione culturale di Woolf in Italia. La Tartaruga, la casa editrice da te fondata, non solo tradusse e pubblicò per prima in italiano Le Traghinée nel 1975, ma addirittura aprì il proprio catalogo con quell'opera. E quindi vorrei partire dalla casa editrice. Nel tuo libro, L'autobiografia di una femminista distratta, parli della scelta del nome per la casa editrice La Tartaruga per distinguerti da un mercato pieno di Edition de Femmes, Women's Press, Virago Press. Cercando nelle carte d'archivio della Hogarth Press, dove hai l'onore di un fascicolo tutto per te, onore che hanno solo Mondadori e Saggiatore, oltre a Bene, La sono molto Tartaruga. contenta. Ho notato, ecco, che le lettere in cui prendi i primi contatti con Hogarth per chiedere i diritti di Le Traghinée sono in realtà su carta intestata Studio Verde. Solo in un secondo momento diventa la carta intestata La Tartaruga. E racconti un po' che cos'era questo Studio Verde e come si passa da Studio Verde alla Tartaruga? Era iniziato che forse io che lavoravo allora alla Milano Libri, volevo che anche Anna Maria Gandini, la mia socia, in libreria partecipasse alla casa editrice. Poi invece, non mi ricordo più perché, ho abbandonato l'idea di questo studio verde che era un po' generica e ho pensato invece a fare una casa editrice femminista, perché la prima forse era più generica, e a quel punto ho pensato appunto alla tartaruga, che, come ho già detto, va piano ma lontano, che supera Achille, insomma, ha tanti simboli che sono andata poi scoprendo con l'andare del tempo, perché io all'inizio non lo sapevo, ma è un simbolo cinese, è un simbolo. Insomma, la tartaruga è un simbolo di cose sempre positive, che regge il mondo sulle spalle, che non lo so, ha un sacco di virtù. E invece a me era venuto in mente semplicemente perché mi riconoscevo in questo animale. Perché mangiava molta insalata, e anche a me piace molto l'insalata, e soprattutto si portava la casa appresso, e io sono molto casalinga, non mi piace viaggiare, mi piace risiedere in una casa. Tu ricordi se nacque prima l'idea di tradurre Le Traghinée o nacque prima l'idea di una casa editrice femminista e quindi decidesti e il primo volume sarà Virginia Woolf? No, no, nacque contemporaneamente perché in Italia c'erano già le edizioni delle donne allora, per cui il nome era già occupato. Ma appunto io ero venuta a conoscenza del Virago in Inghilterra, Women's Press in America, Edition de Femmes e anche Frauenoffensive. Tutte queste case editrici dichiaratamente femministe avevano cominciato con Le Traghinée, un testo che io non conoscevo. Quando l'ho letto sono rimasta sbalordita perché ho detto: ma come Virginia Woolf, che da noi in Italia è passava allora per una romanziera un po' anche romantica, un po' anche difficile, un po' così. Ricordo che usciva nella Medusa, mi pare, la leggeva mia madre, ma mai e poi mai avremmo dubitato che invece Virginia Woolf era una grande pensatrice e una grande femminista, per cui lo shock di leggere Le Traghinée, che la Woolf stessa pensava fosse un testo
poco riuscito, no? Perché tutti i suoi lettori di allora l'avevano criticato, gli avevano detto no, ma esageri, è troppo duro, non è così. E allora lei stessa l'aveva definita una farfalla sopra un falò. Ma in realtà il suo testo è tuttora un testo di grandissimo interesse e di grandissima attualità. Mi ricordo lo shock di quando l'ho letto, perché vabbè, forse avevo già letto, no, ma non credo, Una stanza tutta per sé. Forse sì, forse l'avevo letto, ma mi sembrava più letterario, mentre sì. Le tre Guinee affonda proprio il coltello decisamente nella piaga. Senti, e a parte ovviamente le tre Guinee, ti ricordi se le altre opere di Woolf tu le leggesti in italiano inizialmente o invece in inglese? No, in inglese. Quando nel 75, cioè 100 anni fa, sono nate le case editrici femministe, è stato ripubblicato Le Tre Guinee. No, in Italia di Virginia Woolf non c'era quasi nulla. Forse c'era qualche Oscar con uno o due romanzi, ma non era completamente sepolta Woolf. Non si leggeva più perché era una scrittrice, insomma, ormai un po' datata, si cercavano cose più moderne, più attuali, più scioccanti, e della Woolf non c'era niente sul mercato. Difatti penso che non c'è bibliografia nella prima edizione delle Tre Guinee. Cioè non è che faccio riferimento a questa scrittrice, ha scritto, non so, un famoso altro romanzo, perché era praticamente nel dimenticatoio. Sì, era una fase decisamente calante, calante della sua sì. Ricezione, sì, che ha avuto proprio una ripresa grazie al... Beh, ha avuto una ripresa sì. Anche perché subito dopo è uscito quel bellissimo Momenti di essere, che ha riportato alla luce non solo la scrittura, ma anche la vita di questi personaggi di Bloomsbury, che avevano non solo creato delle nuove forme di scrittura, ma anche delle nuove forme di vita. Sì, verissimo. Senti, a proposito di Moments of Being, cioè di Momenti di essere, ti svelo un'altra chicca che forse non sai e che ho trovato negli archivi di Hogarth Press. Il primo editore che chiese i diritti di Moments of Being alla Hogarth fu in realtà Adelphi. Tu arrivasti un mesetto e mezzo dopo con la richiesta. Ma cosa successe? Che in realtà tu con Rita Spargo, che era la signora che si occupava dei diritti stranieri, sì, avevi instaurato un rapporto, perché eri decisamente intraprendente rispetto alla media degli editori italiani che comunicavano con Hogarth, tant'è che appunto andasti ai loro uffici e ti presentasti, nelle lettere eri sempre molto più amichevole, evitavi le forme di rito solite, per cui Rita Spargo rispose sia ad Adelphi sia alla Tartaruga nello stesso modo, cioè il libro non è ancora pronto, prendo nota del vostro interesse e vi faccio sapere. Ma tu tornasti all'attacco subito dopo, meno di 2 mesi dopo avevi già riscritto, allora ci sono novità su quel libro, e così Spargo si annotò probabilmente in cima a tutti il tuo nome, e alla fine Moments of Being andò alla Tartaruga e Adelphi rimase ancora una volta bocca asciutta. Beh, questo è veramente un colpo storico, perché sì, se fossero andati ad Adelphi mi sarebbe rimasto ben poco della Tartaruga, della Woolf, se non delle ristampe. Sì, esatto. Allora devo dire che è stato un colpo di fortuna o un colpo del destino. O un colpo di intraprendenza, perché ci racconti questa tua visita alla Hogarth Press, cioè non era così normale, no? Prendere, andare a presentarsi all'editore a cui si erano chiesti i diritti del primo volume da pubblicare nella collana, poi, quindi proprio appena nata, neanche nata. Perché ero andata a Londra, perché Londra intanto mi piaceva molto, avevo degli amici, delle amiche, e sono andata a trovare sia Rita Spurdle della Hogarth, che allora era
indipendente, era un piccolo ufficio, mi sembra vicino a Trafalgar Square, e anche Virago, che era, stava per nascere o era appena nato, mi ricordo la Carmen Khalil, che l'ha diretta poi per tanti anni, mi ha ricevuto a casa sua. Non avevano ancora un ufficio. E così ho unito la curiosità, perché anch'io ero un'editrice alle prime, insomma non sapevo nulla, avevo lavorato in una libreria, ma mai in una casa editrice. Per cui ero molto curiosa e mi piaceva stabilire dei rapporti diretti. E quante più autrici e quante più case editrici potevo contattare, lo facevo. Io credo che sia stata proprio questa la differenza, cioè emerge da questo carteggio come... Bene, sono contenta che le relazioni umane esatto. abbiano un valore, avessero, non so se le hanno ancora, un valore così forte, ecco. Certo, senti... C'era anche, per esempio, però non credo che c'entrasse, questo agente letterario che si chiamava Eric Lind. Certo. Che anche mi ha molto protetto, sì. Perché secondo lui andava al primo che richiedeva un testo, se lo aggiudicava. Non contavano la grandezza, il denaro, cosa, ma la priorità. Per cui molte volte io appunto ho avuto delle autrici straordinarie perché le avevo chieste per prima. Mi garantiva magari delle autrici già famose come Doris Lessing, perché ero stata la prima a chiedere quel particolare testo. E lui fa una presentazione di te, di Gandini anche, perché quando tu scrivesti per la prima volta alla Hogarth, loro non sapevano chi tu fossi. Fra l'altro venivano citati dei nomi che a loro non tornavano, perché dicevano ma io questo lo vedo legato a questo editore, non a quest'altro, ma perché, insomma, mi spiegate un po' chi c'è dietro a questa impresa, perché siccome erano rimasti scottati in passato con cessione di diritti a gente che poi non pubblicò nulla, non fece nulla, per cui loro tennero immobilizzati i diritti stranieri per anni. Certo. Quindi si informarono su chi fosse questa persona e Linder scrisse una lettera piena di elogi, cioè dicendo sono persone molto serie, che hanno esperienza, anche se l'impresa è nuova ho motivo di credere che andrà benissimo perché sanno il fatto loro, non sono assolutamente sprovveduti. Quindi insomma, tu hai grande rispetto giustamente di un grandissimo agente letterario come Eric Linder, ma sappi che anche lui aveva un grande rispetto. Sì, perché lui veniva sempre alla Milano Libri. Praticamente tutte le sere quando usciva dal suo ufficio passava alla Milano Libri e chiacchierava con me, con Anna Maria, guardava i libri, insomma c'era un rapporto professionalmente amichevole, ecco. Siccome stiamo parlando di rapporti umani e dell'importanza che i rapporti umani hanno avuto, no, nel tuo essere editrice, in realtà tu racconti anche nella tua autobiografia di una femminista distratta come la tartaruga fu tra i motivi di rottura con una persona fondamentale nella tua vita, Carla Lonzi. Anche perché lei pensava che una casa editrice fatta e finita vi avrebbe introdotti e costretti a seguire i circuiti commerciali. È stato così? Cioè quanto sei scesa a patti con i circuiti commerciali e quanto invece sei riuscita a mantenere la tua posizione di outsider, proprio come lo intende Woolf? Beh, Carla Lonzi era una persona di una... nessun compromesso riusciva a smuoverla, ecco, lei era. Giustamente, per quello che ha scritto, quello che ha fatto, ha pubblicato i libri in proprio. E in un certo senso entrare nel mercato significa entrare nel mercato, ma devo dire che io ero molto utopista, nel senso che non ho mai considerato il lato più commerciale dell'impresa. Sì, ho anche fatto dei libri più facili perché per venderli, ma sempre nell'ambito di una ricerca di
qualità e così via. Ogni tanto mi dico, forse se avessi fatto anche una collana di libri più facili che sostenevano quelli difficili, forse sarei riuscita a continuare a essere indipendente, però non lo so. Va bene così, penso che l'utopia realizzata sia comunque importante. Beh, credo che non ci sia niente di meglio dell'utopia realizzata, no? Un'altra cosa che mi ha colpito del carteggio con la Hogarth Press che ho visto e per cui io posso affermare che secondo me tu quel ruolo di outsider l'hai mantenuto, perché appunto, come ti ho detto prima, si capiva dalle relazioni che mantenevi, da quell'intraprendenza ma genuina, non fatta per accaparrarsi i diritti. Ecco, c'era anche questo fair play. Cioè mi sembra che emerga proprio il tuo interesse, che in fondo mi hai confermato adesso, di pubblicare le autrici, di far conoscere le autrici, non di ottenere i diritti, no? Per tenersi i diritti. Tanto che, ad esempio, quando ti propongono A Marriage of True Minds, che poi viene pubblicato come Ritratto di un matrimonio, il libro di Nigel Nicholson, che è poi il figlio, no, di Vita Sackville-West, lo trovasti interessante, però non adatto alle vostre collane, e fosti tu a suggerire Garzanti alla Hogarth per dire loro secondo me potrebbero apprezzarlo. In realtà poi non viene pubblicato da Garzanti per altre trafile, però ho trovato interessante che tu proponessi sempre qualcun altro, proprio come a dire a me non interessa, però questo deve essere pubblicato e quindi ti consiglio a chi darlo. E in fondo questo succede con un fatto ben più noto, cioè con la cessione a Feltrinelli delle Tre Guinee. Cioè un libro che è rimasto storico per essere stato pubblicato dalla Tartaruga e che tu cedi a un certo punto a Feltrinelli con una motivazione, almeno questa è quella che dai a Rita Spardo, che trovo bellissima, perché tu le dici vorrei accettare la loro offerta, cioè l'offerta di Feltrinelli di pubblicarlo in formato tascabile, perché è un ottimo editore, io non potrei vendere ancora questo titolo sotto i miei tipi. Invece loro potrebbero vendere grandi quantità dell'edizione tascabile, con un vantaggio per la conoscenza di Virginia Woolf e anche per gli altri suoi testi che pubblicherò in futuro. Mi sembra che emerga proprio che l'interesse era far conoscere l'autrice il più possibile, anche a discapito, no, della... Non è a discapito, perché professionalmente è chiaro che un piccolo editore non vende più di un certo numero di copie, perché c'è lo sbarramento del libraio, del rifornimento e così via. Per cui Feltrinelli invece, con tutte le sue librerie, con tutta la sua distribuzione, avrebbe fatto conoscere questo testo e l'autrice a un pubblico molto più vasto. Io vedo l'editoria come un'impresa culturale, per cui quello che vale è il far conoscere, non il vendere, che è una conseguenza del far conoscere, ma insomma non è la qualità precipua dell'editore, come una volta era così, non so, se pensi a Einaudi, Bompiani, in realtà erano guidati anche loro da una ricerca letteraria, dalla ricerca della qualità, dal rischio. Adesso no, non è più così e purtroppo i risultati non sono un granché. Senti, a proposito dell'edizione Feltrinelli, esce con la prefazione di Luisa Muraro. Tu facesti in qualche modo da tramite? C'entri qualcosa nella scelta di Muraro per l'introduzione o invece furono accordi con Feltrinelli? No, esattamente non me lo ricordo, però penso che io, siccome frequentavo molto la libreria, frequento tuttora la libreria delle donne, ho pubblicato Muraro, eccetera, probabilmente gliel'ho suggerito io, perché serviva anche una scusa per una riedizione, no? Certo. O serviva per rendere più attraente il testo. Certo. In un'intervista a Silvia Cardinale Pellizzari tu racconti che spesso scrivevi tu i risvolti di copertina della Tartaruga. Tu ti ricordi se la quarta di copertina delle Tre Guinee l'hai scritta tu? Certamente, perché ero sola allora. La mia collaboratrice storica, Rosaria Guacci,
è arrivata dopo qualche anno, all'inizio facevo tutto io, per cui sicuramente l'ho scritta io. Sì. Anche la frase di Virginia Woolf che dice sarò come una farfalla su un falò, l'ho trovata nel diario, mi ricordo. Proprio una ricerca, quando si pubblicava facendo anche una ricerca culturale, come dicevi. Le tre Guinee viene tradotto da Adriana Bottini. Come mai la scelta di questa traduttrice? Che perché Adriana Bottini faceva parte del gruppo di rivolta femminile con Carla Lonzi, a cui ho partecipato anch'io fino alla rottura con Carla. La conoscevo molto bene, sapevo che lei lavorava come traduttrice, per cui è stato naturale affidare la traduzione di Le Tre Guinee a lei, che l'ha fatta anche molto bene. Vedo che continuano a usarla e nessuno ha niente da dire. Per adesso è l'unica che non è ancora stata toccata. Ti faccio l'ultima domanda che vorrei fare a tutti gli intervistati. Se dovessi scegliere un libro di Virginia Woolf da far leggere alle ragazze di oggi, cioè alle adolescenti che si affacciano al loro essere donna, quale testo sceglieresti? È molto difficile perché non c'è un testo. Credo che tutti i testi di Virginia Woolf contengono una ricerca che possiamo definire femminista. Insomma, dal più facile, che è Flash, la storia del cane di Elizabeth Barrett, in cui ci viene raccontata la storia di questa poetessa reclusa in casa dal padre, che poi si libera sposando Browning e che ha questo cane che si chiama Flash, che è vero, è una storia vera. È molto semplice vedere attraverso gli occhi del cane la storia vera di questa donna. A Orlando che passa dall'est, che gioca con i due sessi, no? È uomo e donna. E poi ci sono i soprattutto anche i testi saggistici, no? Dalle Tre Guinee, passare a Una stanza tutta per sé, ai saggi letterari, in cui il fatto di che sia una donna a scrivere viene sempre e comunque sottolineato. Per cui basta cominciare, secondo me con Virginia Woolf basta cominciare da qualche parte, che poi ti conduce lei stessa attraverso una storia che ha costruito attraverso i suoi scritti. Non esiste uno scritto, secondo me è un percorso. Da qualsiasi parte la prendi, poi non la lascerai. Basta cominciare. Sì, basta cominciare. Basta cominciare e devo dire che ogni volta che rileggo un suo testo, come adesso Momenti di essere, ci trovo dei nuovi spunti. È come una scrittura a vari strati, no? La prima volta vedi uno strato, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Non si finisce mai di trovare dei nuovi strati di lettura delle sue opere. Verissimo. Grazie Laura Lepetit, mi hai illuminata su tutta una serie di aspetti e quindi ti ringrazio moltissimo. Grazie a te di essere venuta qui e ci vedremo ancora, penso, no? Senz'altro.